Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, un video mi preparo con voi. Questo pomeriggio è andato letteralmente a farsi benedire. Avrei voluto fare tante di quelle cose, ma la stanchezza accumulata nella settimana, oggi è sabato pomeriggio, sabato sera. La stanchezza accumulata nelle giornate precedenti e il fatto che questa mattina mi sono svegliata presto per andare a lavorare, il tutto ha giovato a un bel mal di testa da stanchezza. Mi sa che fino a questo correttore è perfetto. Comunque, un bel mal di testa da stanchezza correlato da mal di testa leggero da sinusite, visto che fino lo metto giusto nell'angolino. E quindi tutte le cose che avrei voluto fare se ne sono andate a farsi benedire. Ho già un po' di trucco di stamattina, ma solo quello che è rimasto sulle palpebre, perché ovviamente dopo andrò a risistemare, anzi a riapplicarci sopra roba. Ok, aggiungo giusto un po' qua e un po' qua. Cosa avrei voluto fare oggi pomeriggio? Anzi, le uniche due cose che dovevo fare, mi ero predisposta di fare, erano manicure e pedicure. E quella è l'unica cosa che sono riuscita a fare. Avrei voluto scendere con il mio cagnolino e andare dal nonno, che non vedo già da un po', ma praticamente mi sono messa leggermente a guardare dei video distesa sul letto di mia sorella e mi è partuta la biocca. Quando a un certo punto si erano fatte le 6, ho detto: porca valletta, io devo portare anche il mio canino a passeggino. E quindi niente, mi ero riproposta prima di andare dal nonno di registrare un video acquisti per evitare di fare la fine dell'altra volta, dove gli acquisti di praticamente tutta l'estate li ho registrati, che era forse ottobre. Vabbè, quest'estate c'è stato tanto da fare, tanto da correre. Visto quindi che è saltata la passeggiata dal nonno e stasera non uscirò, non farò le mie solite ore tarde, perché domani mattina sarà un'altra mattinata in cui la sveglia suonerà troppo presto per i miei gusti, specialmente perché è domenica, e quindi ne approfitto, vado a mangiarmi una pizza con mia zia barra la mia madrina di cresima. È un bel po' che non ce l'andiamo a mangiare, mi viene a prendere più o meno verso le 9, mi ha detto, anzi manda il marito in tutto ciò. E quindi, visto che il mal di testa da sinusite barra sonnolenza sembra che mi abbia abbandonato, ho deciso di iniziarmi a truccare un pochino prima, così spero di riuscire a registrare il video acquisti. Ho fatto pochi acquisti, però lo vorrei fare prima di eventualmente già iniziare ad utilizzare qualcosa, anche se qualcosa ho già iniziato ad utilizzarlo, tra i qualo, crema contorno occhi e crema viso che sto usando in questo periodo, che ho comprato da Bottega Verde, no, Bottega Verde, che ho comprato da Acquasapone. Sono, un attimo, io ve le voglio far vedere perché tanto poi ne riparleremo in un video finiti o smaltiti. Aiuto, questa matita non mi piace proprio. Comunque, il contorno occhi è questo dei provenzali, idratanti ad azione rigenerante all'olio di rosa moscheta per effetto sguardo luminoso. Mi sta piacendo molto, poi si assorbe rapidamente. E invece la crema viso che ho acquistato è questa della Eufolia Eco Bio Cosmesi, crema viso idratante setificante. Sulla confezione, questa qua ovviamente non c'è scritto tutti i principi, quindi che tipo di erbette eccetera ci sono all'interno. La confezione grande, sinceramente, l'ho buttata perché non avevo proprio modo di conservarla. Aggiungo un po' di correttore stick in questa zona per ripulire più che altro. Questa matita che metterò anche dopo di
Giorgio Armani, scioglie che è una bellezza proprio. Ok, che ho fatto un piccolo riposino, ma non giustifica quest'alone grigiastro. Ah, cosa è successo dall'ultimo mi preparo con voi, che vi lascio nelle i di schede informative. Allora, è iniziato il campionato. Stiamo andando malissimo. Ok, sì, stiamo andando veramente male. Nel frattempo si sono aggiunte altre giocatrici sperando di ristabilire un po' gli equilibri. E ho notato, c'è cioè, un po' di magagne. Oh, ho dimenticato il correttore verde. Vabbè, ci sono alcune giocatrici nuove e altre vecchiotte. L'altro giorno facevo il resoconto della squadra attuale e mi sono resa conto che sono l'indomitiana, a parte più grande di no, ci sono altre due persone forse più grandi di me come età, però sono l'indomitiana con più diciamo, no, non si dice contratto più lungo in questi casi perché siamo un'associazione sportiva dilettantistica, quindi indomitiana con più anni di servizio? Vabbè, spero che mi abbiate capito. Comunque sono il gioco in questa squadra da veramente tantissimi anni. Vado a mettere un po' di illuminante Chiotis qua sullo zigomo, perché prima la ragazza che aveva più anni di carriera all'interno dell'Indomita quest'anno ha iniziato, però la spalla ormai le fa troppo male, quindi deve prima effettuare tutta una serie di terapie e poi potrà ovviamente tornare. Posso, non glielo toglie nessuno. Lei è l'ex capitano e rimarrà capitano dell'Indomita per parecchio tempo. Poi è più giovane di me, quindi ha voglia di giocare, sei sicura, sta spalla. Parlo così perché voglio un casino di bene a questa ragazza. Veramente mi sono molto affezionata negli anni. Domani partitone derby da paura, cioè ci scontreremo contro il mister e una buona fetta della vecchia squadra dell'anno scorso che ha tradito la mia squadra per formarne una tutta nuova con un altro presidente, altra società, proprio tutto nuova. Sì, io ho fatto la manicure, ma sto decidendo di massacrarla per questo video. Comunque, quindi è un bel derby. Tecnicamente giochiamo fuori casa, ma tecnicamente è la nostra stessa palestra, quindi praticamente giocheremo in casa, quindi dovremmo avere il doppio dei tifosi, i nostri e i loro. Secondo me domani crollerà il palazzetto. Metto un po' di cipria. Bah, speriamo che non sia troppo. Non ci sia troppo un'aria pesante. Non ho molta voglia di prendermi questioni alla mia età, per la pallavolo. Poi per. Non so neanche come spiegarvi. Ok, ci siamo rimaste male tutte quante del modo terrificante in cui l'anno scorso hanno chiuso i rapporti e hanno formato questa nuova società portando con loro tante ragazze dell'Indomita, eccetera. Con, non voglio dire false speranze, ma più o meno volevano, tra virgolette, rubarci anche le nostre. C'è un pelo di pennello che mi sta massacrando. Avevano quasi corrotto, no, è bruttissimo da dire. Avevano quasi convinto le nostre under, quindi quelle inferiori a 18 anni come età, ad andare con loro. Su 5 ragazze solo una si è lasciata convincere, quindi è andata con loro, ma non so a pro di cosa, anche perché senza non hanno ancora, se non sbaglio, il settore giovanile, quindi senza un settore giovanile entrare direttamente in una serie C in cui chi ha il tuo stesso ruolo ha un'esperienza maturata in decenni di pallavolo
tanta carriera, tra virgolette, tanta esperienza non la vai a fare e personalmente ti bruci. Io credo proprio così, sì. Invece le altre forse hanno avuto dei genitori più o più presenti o meno accondiscendenti, non si sono lasciate infinocchiare da queste false speranze. Io credo che nel caso della, tra virgolette, traditrice non sia neanche stato un fatto di lasciarsi, cioè sì, stato più che altro non lasciarsi infinocchiare, non tanto di genitori poco presenti. Perché conosco i genitori e sono delle persone che seguono i figli, quindi non credo che sia quello il caso. Vabbè, però non parliamo di questi soggetti poco carini. Non so se vi ricordate, nell'altro video di Mi Preparo con voi, dicevo che quest'anno mi sono tirata la zappa sui piedi da sola. Avrei giocato tanto perché nel mio ruolo c'erano poche persone, eravamo solo in due e un'altra da preparare. In quattro partite di campionato ho giocato un set. Vabbè, due me le sono saltate io perché lavoravo e quindi amen. L'altra, una non mi ha per niente calcolato, mi ha lasciato in panchina tutto il tempo. E la quarta ho giocato il secondo set contro la prima in classifica che, a detta di tutti, ed è vero, è veramente la più forte e salirà di categoria, vincerà il campionato. Però mi sono presa una soddisfazione. Praticamente questa squadra ha un opposto, quindi vabbè, non so se conoscete di pallavolo, comunque una schiacciatrice a mancina molto forte, tante volte schiaccia anche dalla seconda linea. La prima palla che mi sono trovata, diciamo, a dover controbattere praticamente, non avevo pensato ad andare a muro sulla seconda linea. Quando poi l'ha riproposta questo attacco, ho fatto no, io stavolta vado a muro. Se non la riesco a murare, almeno la devo smorzare. Smorzare significa toccarla leggermente, di modo tale che per la difesa alle spalle è molto, molto più semplice, o comunque un pochino più semplice, riuscirla a recuperare. Quindi mi metto, vedo che l'alzata è verso quella giocatrice, mi metto giù. Mi metto giusto in fila con lei. Quando lei schiaccia, io proprio in quel momento salto, tiro sulle braccia e vado a fare il muro. Le faccio un muro papam nel suo campo. Ci è rimasta leggermente male. Dopo me l'ha fatta pagare bruttissimo. Non mi si è fatta prendere mai più una palla. Questa è una soddisfazione. Un'altra soddisfazione è sempre a muro perché quello è il mio punto forte. Sempre, vabbè, durante quest'unico set che ho giocato, a un certo punto all'inizio set riesco ad andare a murare una giocatrice di mano e faccio un bel muro piazzato, palla ovviamente punto a noi, e il capitano palleggiatore di questa squadra avversaria, che grande, ha giocato se non sbaglio in Serie A o qualcosa del genere, fa vicino alla sua compagna che aveva ricevuto sto muracchio in faccia, un muro in faccia. Stai attenta, tira fuori le mani all'ultimo secondo, vi spiego. Praticamente quando si va a muro, classico muro, appoggi le braccia tipo a 90 e mentre stai saltando tiri su anche le braccia per poter andare a coprire, a fare il muro. Di solito chi non è molto bravo a fare il muro parte già con le braccia alte, quindi deve soltanto saltare. Tra virgolette, per il cervello è molto più semplice perché coordini soltanto le gambe quindi il salto con la schiacciata avversaria. Io invece parto con i gomiti a 90 e durante il salto all'ultimo tiro sulle braccia per evitare che l'avversaria veda le mie mani come sono posizionate e tiri da un'altra parte, comunque mi faccia il punto. E comunque la giocatrice d'esperienza in Serie A gli ha detto: stai attenta a questa perché ti caccia le mani all'ultimo secondo. Queste sono soddisfazioni. Non mi interessa che il mister non mi ha fatto giocare, non mi farà giocare, non mi interessa proprio. Però sentirmi dire da
una ragazza che gioca a pallavolo, che ho questa capacità, ok, ormai c'è una certa, però questa capacità è soddisfacente, sono anni di allenamento duri che portano i propri frutti. Invece al lavoro come sta andando? Di male in peggio. Nell'ultimo video vi avevo detto che avevo lasciato la mia adesione per poter partecipare alla selezione per due figure differenti e di più alto livello rispetto a quello che sto facendo, che è praticamente l'operatrice telefonica, e non sono stata cacata di striscio. Quando poi l'inverno scorso partecipai a una selezione, anche di questa ve ne ho parlato, e arrivai quasi fino in fondo quando, non so se sentite, ma c'è Amelie che sta russando, che è una bellezza. Comunque arrivai quasi fino in fondo quando poi la psicologa mi disse che non avevo il carattere per quel ruolo per il quale mi ero presentata, praticamente la quality, ma ero più per lei un ATL. Una delle due figure per le quali mi sono candidata quest'autunno era ATL. Quindi, questo soltanto per dirvi che nelle aziende di bastardate e di cagate se ne sentono veramente fin troppe. Io sto veramente con l'acqua alla gola, non li sopporto più. L'altra sera parlavo con una collega, praticamente sia il primo che il secondo anno in cui ho lavorato là, sempre nel mese di ottobre, abbiamo calcolammo che ci fecero fare le visite mediche. Praticamente io e lei stavamo riflettendo, siamo arrivati a fine novembre, oggi è il 24, sì. Oh, tra un mese è Natale. Comunque, stavamo riflettendo, siamo già a metà di novembre, non ci hanno ancora chiamato, secondo me non ci rinnovano il contratto. Neanche l'abbiamo detto, ora non so se è stato fatto apposta o meno per smistare un pochino queste dicerie. Ops, finalmente a metà novembre ci hanno preso l'appuntamento per la visita medica. Io ora non voglio fare quella che cerca sempre il pelo nell'uovo. Chiedo scusa per il telefono, che in questo video parlerà parecchio. Ci sono due gruppi molto chiacchiericci in questo periodo. E in più sto messaggiando anche con il mio fidanzato che sta lavorando e quindi non lo posso chiamare e messaggio. Mi sono persa nei meandri del mio discorso comunque, quindi non, secondo me forse questa, veramente questa chiamata alle armi sarà soltanto una parata, non lo so. Una cosa di facciata. In ogni caso ho scoperto una bellissima cosa. Sempre al lavoro, praticamente forse 15-20 giorni fa, non ricordo ora, la direzione ci chiese di valutare lo stato del lavoro, quindi rispetto ai macchinari, quindi computer, ai superiori, eccetera, e di oddio, così c'è, oggi mancano i termini, di compilare un questionario valutativo. Da questo questionario valutativo, poi ovviamente la direzione, la dirigenza, dirigenza si può dire un'azienda, credo di sì, boh, ha preso delle decisioni molto importanti rispetto a cose e persone. Prima di tutto abbiamo avuto finalmente mouse, tastiera e schermo nuovi. Stavamo lavorando con tastiere praticamente che mancavano tutte le lettere, si andava a memoria. Mouse che non sempre cliccava, un altro po' c'era ancora la pallina sotto. No, a questo punto, fino a questo punto no, però veramente molto vecchi e sporchi specialmente. E schermi video non eccellentissimi, quindi sforzavano molto lo sguardo, no? Sopracciglia, voglio fare dopo. Quindi abbiamo avuto questo
passaggio. In più è stata licenziata una TL per inadeguatezza al lavoro, o comunque il suo gruppo non la seguiva più. Da questo test valutativo il suo gruppo ha praticamente ha fatto emergere che non è stata mai un capo gentile, emotivo, empatico, anzi era molto presuntuosa, lo era veramente, era una scassa cazza esagerata. E quindi la capa suprema l'ha mannata. Io credo che sia buono perché di quasi tutti i TL che ho visto al lavoro, a parte, beh, lei arrivò proprio saccente, so tutto io, faccio tutto io, sono la meglio del mondo, mi sono fatta 10 anni di linea, ora sono TL, comando io, eccetera. Quindi non ha mai avuto quel senso empatico rispetto ad altri superiori che invece non si sono mai alzati troppo di culo. Però è una cosa buona per noi umili operatori perché non dà agio, anzi fa tenere un pochettino la cresta bassa a chi vuole decidere di tirare su, perché ovviamente ora andando via lei, qualcun altro dalla linea farà il salto di carriera. Quindi state accorto, come si dice dalle mie parti, tieni profilo basso, sii empatica. Altrimenti veramente qua non ci vuole niente e dicono goodbye, arrivederci, arrivederci, arrivederci. E fanno benissimo. Ok, per le labbra non so se mettere o meno un rossetto, anche perché me le sento un po' tirare, però non vedo herpes. O probabilmente starà uscendo e domani mi troverò con il labbro gonfio. Però non voglio uscire senza rossetto. Non lo so ancora, ci rifletto un attimino. Alla fine ho deciso comunque di mettere il rossetto, però prima di tutto voglio mettere questa matita della Puro Bio color carne, però devo farle la punta. Devo andarmi a comprare assolutamente un altro temperino, perché ormai questo qua, questi della Essence sono ottimi, ma hanno una durata della parte che taglia fisicamente che non è eccellentissima. Dopo un annetto e mezzo di utilizzo fanno un po' più di difficoltà. Quindi ho fatto la base con la matita. Ora, come rossetto, prendo questo della Catrice Rosso, il 310 della linea Ultimate Clour. Praticamente è un rosso e come tecnica di applicazione utilizzo praticamente quella della cipria e delle vale veline, così mi dura più tempo possibile. Ho già fatto un video, probabilmente questa parte verrà tagliata. Comunque, ho fatto un video in cui vi mostro come rendere un semplice rossetto cream molto più duraturo rispetto all'applicazione classica, diciamo. E ve la lascio ovviamente nelle schede informative. Ma non è niente di speciale, praticamente tra uno strato e l'altro andrò a tamponare della cipria utilizzando ovviamente la velina per evitare ovviamente di macchiare la cipria di rossetto. E tamponerò tante tante volte le labbra tra un... ho preso un po' di carta da bagno, carta igienica. Non so se c'ha le roselline, è troppo carina. Questo tipo di applicazione, specialmente fatta con pochi strati e tanta cipria, fa durare i rossetti, anche quelli meno resistenti, per tante ore. Io, ad esempio, se utilizzo questa tecnica quando lavoro, quindi devo chiacchierare per 4 ore, quindi metto sul rossetto così importante, utilizzo questa tecnica e mi ritrovo il rossetto poi dopo 6 ore, 5 ore, non voglio dire intatto, ma molto del prodotto è comunque sulle labbra. All'ultimo strato, stasera ho deciso soltanto di lasciarlo più opaco
e quindi non andrò direttamente con lo stick a ripassare, ma utilizzerò un pennello per definire i bordi, così da essere più precisi, perché come potete vedere, facendo questo tipo di applicazione si perde molto in definizione del contorno labbra. Io poi non ce l'ho molto definite di mio, e quindi ovviamente con un pennellino da labbra riesco a ripassare bene i contorni, le puntine, eccetera, per dare un effetto più carino. Per quanto riguarda i capelli, niente di particolare, perché li ho lavati ieri mattina, poi ieri sera sono andata a fare allenamento. Ah, ah, ai capelli. Sono andata a fare allenamento e visto che domani pomeriggio ho la partita, non avevo nessuna voglia di rilavarli per evitare ovviamente di ucciderli ancora. Quindi, chiedo scusa, praticamente ora li pettino e li ritiro su con delle piccole forcine, delle bobby pins. Aia. Oh mamma, devo andare a fare assolutamente i colpi di sole. Forse sta settimana riesco a sentire la mia amica che mi fa i colpi di sole. Li faccio fare sempre solo da lei. Ho provato altri parrucchieri, lei comunque non abita molto vicino. Ho provato altri parrucchieri, ma nessuno mai ha trovato la gradazione di schiaritura perfetta per me a ricreare il mio biondo, non voglio dire naturale, ma quasi naturale. Quindi li ritiro su come a formare un codino alto. Ai ai ai. Non voglio mettere né, non voglio fare né righe né niente, ma li tiro tutti, la parte avanti, alta, la tiro su. E li fermo creando una leggera bombatura, ma c'è questa ciocca che mi sta rompendo le scatole. Comunque, se l'altra volta ho fatto il video trucco e parrucco, l'ultimo video mi preparo con voi, questa sera ci sarà un bonus outfit. Se riesco a legarmi i capelli, anzi, no, questa volta è pure trucco, parrucco e outfit. Avevo già pensato di registrare comunque l'outfit per poi caricarlo in un secondo video, ma come idea di metterlo tutto assieme non mi dispiace. Tiro leggermente qua su per continuare a creare la bombatura e continuo a fermare con altre due bobby pins. Mi piace come si dice bobby pins. Credo che sia venuta un po' storta questa bombatura, ma non ce ne badiamo. Pezzo del video in cui vi mostro l'outfit. Prima di farvi vedere tutto, vabbè, i capelli avete già visti, si sono anche leggermente ammucciati perché nel frattempo è passato più di un'ora, ho fatto altro. Comunque, come accessorio ho messo degli orecchini d'oro a forma di stellina. Sulla mano ho messo questo anello con forma di serpente con l'occhio rosso. Questo non è mio, l'ho preso in prestito da mia sorella, tanto non vedeva mai questi video. Dall'altro lato ho messo questo bel orologio grosso, molto maschile, ma rosso, per riprendere comunque un po' i toni del trucco. E ho al collo questo ciondolo che ho acquistato come souvenir quando sono andata a Dublino. Sono i vari cerchi celtici, mi piace tantissimo. E ovviamente infine il cuoricino con scritto Maggie. Poi su ho questa maglia di Diseguale in grigio chiaro e grigio scuro con cuoricini, cuoricione, eccetera. Ha le maniche strette e del grigio chiaro, dello stesso colore della maglietta. Ha questo scollo un po' particolare che a me non piace tantissimo, quindi sotto spesso utilizzo una canotta nera, così fa praticamente il cerchio completo e mi piace di più come scollo, anche perché parte praticamente, non so se si riesce a notare, qui chiuso, poi si allarga leggermente
e va a spegnersi con questa scollatura che a me non piace, preferisco che si faccia tonda. La maglia ha questo particolare, è un po' datata, forse questa c'ha 3 anni, 4 anni, di un 4 anni fa, sì, più o meno. Comunque ha questo cuore rosso con scrittina e poi mi si vede un po' di pancetta, ma non ci frega niente. Ed è praticamente svasata, è quasi un vestitino e ha le due punte qui. Dietro è continua la trama, il disegno cuoricinoso. Sotto ho messo, non so se si riesce a vedere perché io purtroppo non ho un cameraman e nessuno vuole farmi da cameraman. Comunque sotto, non so se si vede, ho messo dei leggings coprenti neri e anche belli imbottiti perché fa freddo. Su sono una vestita leggera perché ovviamente poi andrò a mangiarmi una pizza e quindi sarò bene così, però ovviamente copriamo le gambe che inizia a fare leggermente freddo. Su porterò un giubbotto, questo è pelle, questo mi fu regalato, ma sempre per il discorso che vado in pizzeria, quindi in pizzeria farà caldo e quindi mi devo spogliare perché si schiatta di caldo. Questo è il giubbotto, mi sembra che è lo stesso che vi ho fatto vedere per il video di Halloween. Sì, presi questo. Comunque un semplice giubbottone in pelle che a me piace tanto. Ne ho due, questo è quello più nuovo, poi ho uno più datato di cui ci tengo molto molto di più. E su ancora, visto che comunque fa freddo, andrò a mettere ancora un altro strato. Lo strato è questa mantella di lana traforata, questa è la stessa che ho portai pure ad Amsterdam, però la mettevo sopra al giubbottone imbottito. Ha delle frange ed è a punta. E c'è anche un mio capello in tutto ciò. E questo è l'effetto con la mantella, mi piace tantissimo. Come borsa, sempre per rimanere in tema rosso, metto questa borsetta così. Spezziamo un po' il nero dark inside della mia anima con la borsetta rossa. Ah, non vi ho fatto vedere le unghie, nulla, sono rosso scuro, rosso invernale. Come stivale metto questi stivali neri con il tacco largo e la para tipo cararmato. Con questo dettaglio sulla caviglia e particolarità fanno questo gioco di taglio, mi piacciono un sacco, a parte che poi sono comodissimi. Io vi ringrazio di avermi fatto compagnia in questo pomeriggio mentre mi truccavo e avevo voglia di chiacchierare un pochino, spero che il video vi sia piaciuto, che il trucco sia di vostro gradimento, così come l'outfit. Non parliamo dei capelli perché non si possono guardare. Io vi ricordo che se vi è piaciuto il video e non ne volete perdere altri, di iscrivermi, non lo so neanche pronunciare, di iscrivermi al mio canale attraverso il pulsantino rosso, di attivare la campanella per ricevere le notifiche e se ti è piaciuto questo video e il lavoro che ci ho fatto dietro, mettimi un bel pollice in su. Ogni volta che dico questa frase o similari a queste, penso sempre che sia una mera cagata, però vedo che funziona, non tanto sul mio canale, ma in generale funziona. Cioè, nel senso che quando mi viene detta, io sono incentivata a mettere il pollice. Quando poi invece è insistente, glielo metto inverso. Quindi ora non so se continuerò con questa storia. Comunque, io vi abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Un bacione in gamba!